Salve a tutti ragazzi, sono Sapri Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati con la carriera natore con il Falkenberg, secondo episodio signori. Ma cosa avete combinato nel primo? Cosa avete combinato? Avete fatto una roba fuori di testa. Abbiamo raggiunto i 10.000 mi piace. Abbiamo sbloccato Lettonia, Estonia, Lituania, Canada e Bielorussia, signori. Ok? E adesso puntiamo tutto nel conquistare Russia, Polonia e Ucraina. Mi dissocio assolutamente da queste frasi. Non voglio creare una guerra. Ci mancherebbe altro. Però ragazzi, grazie veramente per tutto il supporto che state dando a questa serie. Contento vi sia piaciuto questo progettino molto complicato. E perché dico complicato? Perché a parte che dobbiamo utilizzare nazioni e nazionalità abbastanza particolari, almeno per questa prima stagione. Perché ho dato una ritoccata alle slide, ragazzi. Adesso ve le faccio vedere. Prima di cominciare però, ragazzi, vi ricordo che se avete altri obiettivi, e dopo ve ne parlerò, malus da consigliarmi, io vi rimando sempre al primo episodio. Se ancora non avete lasciato il mi piace, andatelo a lasciare, lasciatelo anche in questo video, ragazzi, perché i mi piace saranno importantissimi anche per il futuro, mi raccomando. Per quanto riguarda le impostazioni di gioco, ragazzi, ho tolto la modalità competitiva, perché siamo contro giocatori pipponissimi e non voglio vederli skillare, ci mancherebbe. Per quanto riguarda la personalizzazione del gioco della CPU, io per il momento sono con velocità scatto 51, gli ho abbassato un pochettino il ritiro 49 e 49, adesso vediamo quanto segneranno. Ho alzato un pochettino la velocità passaggio, ma soprattutto ragazzi ho alzato leggermente l'abilità del portiere e le questioni di marcatura difensiva. Per quanto riguarda me invece, ho diminuito un pochettino l'errore tiro e l'errore passaggio, ho cercato comunque di equilibrare le cose, mi trovo abbastanza bene se vi devo dire tutto quanto, ho alzato un pochettino l'abilità del portiere, io così non mi trovo male. Poi queste slide sono in aggiornamento e nei prossimi giorni, scusatemi, nelle prossime stagioni poi le varieremo, anche perché poi se i miei calciatori crescono ci sta. Per quanto riguarda Hansen invece mi avete detto di spostarlo per fargli alzare l'overall, però ragazzi, allora se lo metto attaccante fa un bel più 4 e dovrebbe crescere di almeno 2 punti overall, perché mettendolo trequartista ha un più 2. Però io vorrei sfruttare Sili Sufai, non vorrei per il momento passare le due punte. La mia idea è quello di spostare attaccante Hansen e poi spostarlo ala come fa il nostro Garbett. Vediamo ragazzi, perché secondo me Hansen effettivamente ha dati sia da prima punta che da ala. E lo trasformiamo in attaccante. Ci mette 4 settimane, va bene, fa lo stesso, tanto è giovanissimo, ha 16 anni. Sono contento che vi piaccia vede. In questo momento io avrei tanto altro da dirvi ragazzi, ma mi andrei a giocare questa partita contro l'Oldham perché è importantissima. E dopo vi parlo del calciomercato. Anzi, no, ve ne parlo subito del calciomercato. Perché, ragazzi, nella lista svincolati abbiamo un centrocampista sul quale mi sono informato ed è Valakari, che è il centrocampista della Finlandia, prima squadra. E può fare anche il trequartista. Non ho idea di che overall abbia, ma mi gioco il bonus, diciamo così, dello svincolato. Non potrò prendere più altri svincolati. Per quest'anno almeno. Secondo me questo Valakari qui è tanta roba. Tra l'altro adesso gioca nel campionato del Cipro. Cioè tanta roba per il nostro livello. Ci mancherebbe. Però può essere un buon innesto. Vuole cruciale il nostro Onni. Va bene. Onni van de Beek. 4 anni. Io lo fillo ragazzi. Mi sono informato su questo calciatore. Secondo me non è male. E a 0 ci sta. A 0 ci sta. Vediamo. Potrebbe essere il nostro primo acquisto. Ragazzi, accogliamo ufficialmente il nostro primo acquisto di questa nuovissima carriera allenatore, ovvero Onni Valakari, centrocampista e trequartista finlandese. E in questa partita proviamo Hansen come esterno e Valakari come trequartista. Tra l'altro è un 63, ragazzi. Sono senza parole. Un 63 pazzesco. Oddio, pazzesco. Onni! Onni Valakari. Allora, aspetta un attimo. Ti potrei spostare trequartista 12 settimane. Invece per la tua crescita... ti miglioro in finalizzazione. Dai, restiamo un attimo così, Onni. E dopo vi parlo degli obiettivi che ho deciso di inserire. Ah, non mi è stato chiarissimo perché alcuni di voi mi hanno scritto... Oh mio Dio! Oh, Santa Cleopatra. Non mi è stato chiarissimo perché alcuni di voi mi hanno scritto... Prendi Kalulu, prendi Colombo del Milan... Vabbè. Valaka. Mannaggia Demi, te i tuoi piedi storti.
Eh no, mamma vede. Ma come vede la giocata lui però? Nessuno. Oh, vede. Mi ricorda Stevenson. Mi ricorda Stevenson. Porca puttana. Ah, sì, lì. Però anche te ti devi dare una mossa, perché sennò chi zitto, eh? Zitto, zitto, là dietro. Si fa vedere, si fa trovare. Dopo trovarsi chi zitto dietro, secondo me, non è mai piacevole. Che sì, devi correre. Oh, la steak. L'ha steccato. No. 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 Invece sì. Madonna. Madonna. Madonna del Carmelo. Chizito. Ma cosa fa? Impazzito. Impazzito Chizito. Occhio. Fridolf. Olè. Col mancino. Fridolf. Secondo me è destro. Ma potrebbe pure essere mancino Fridolf. Bene. Bene. Mi sa che siamo stati eliminati dalla coppa. Oddio, siamo in semifinale contro il Saarbrücken. Ora che ha cambiato idea. Ah, Fridolf, non t'allarga. Allora, calcio venduto. Ci entrano 300k, per non esagerare. 300k anche dal torneo precampionato. E per questo, ragazzi, it's time. Abbiamo 1.300.000 di profitto, ma signori, mi sa che l'obiettivo finanziario si fa dare nel sacco. Io vado in staff primavera, ho assolutamente bisogno di un altro... Di un altro. Carl Holmgren. Per questa prima stagione ce lo pigliamo. Allora, questo l'abbiamo mandato in Norvegia a cercare delle ali. Non so perché. Facciamo seguire e lo mandiamo... Allora, potremmo mandarlo in Canada, effettivamente. Però dei difensori canadesi... Dei terzini! Il nuovo Alfonso Davis. Attenzione, Canada. Mandiamolo in Canada, visto che l'abbiamo sbloccato. 9 mesi. Mentalità difensiva. Mi ritrovo i difensori così, vero? Dai, vai, lo fillo. Poi, ragazzi, avevo fatto seguire, anzi, avevo messo nel lab mercato, poi adesso mi devono arrivare dei resoconti, un po' di gente, qualche estone, tipo Hain. Adesso Alo, purtroppo, non lo possiamo più prendere. Avevo messo Tobers, difensore centrale mediano della Lettonia, che però si è appena trasferito. Poi ci sono questi di cui stiamo aspettando i resoconti. Tunjov si è appena trasferito, ma con il mercato rigido, ragazzi, sapevamo che sarebbe stato difficile. Sorga. Beh, allora, devo dirvi, ragazzi, che Eric Sorga lo sento un po' mio. Lo sento un po' mio, proverò a prenderlo. In qualche modo Eric Sorga lo fillo molto bene. A questo punto potremmo fare un salto per quanto riguarda la Bielorussia. Visto che l'abbiamo sbloccata, che abbiamo in Bielorussia? E Pippe. Ale! Lisagi. Allora, Scherbakovsky. Se non sbaglio, me l'avevate consigliato anche voi. Questo del CSKA Mosca, non lo metto manco a seguire perché chissà quanto costa. E poi potremmo farci un giretto in Canada, ragazzi. Giusto per vedere se ci. Allora, questo è Theo Bear, che i Whitecaps ci avevano già offerto in realtà. Baldissimo. Paglia. Baia Morena. Mettiamo. Purtroppo non li posso seguire, ragazzi. Bohemer. Hanno tutti il contratto in scadenza. No, vabbè, ma tu? Simon Collin dalla SPAL. Jonathan David, Alfonso Davis. Ok. Julian Dunn. Ammazza questo. Questo è bello cattivo, Facchi neri. Oh, secondo me sto Gianfranco Facchi neri. Sapete che è forte. Clausola accessoria 880k. Non so su che base dico che è forte. St. Clair. Oh, St. Clair. Aspetta, chi era quello? L'ultimo proprio. Ho cliccato via sull'ultimo. Zuhir. Oh, non so chi sia, ma rida. L'importante è che rida. Scusatemi se faccio le cose un po' lentine. Ma vi volevo parlare anche degli obiettivi che ci andremo a giocare chiaramente nei prossimi mesi, ragazzi. Ok? All'inizio del campionato. Ho scelto 3 obiettivi discreti, secondo me. Intanto entriamo in campo per questa partita qua. Visto che siamo abbastanza pippe, ve lo dico sinceramente, siamo abbastanza pippe, ed è giusto partire un pochettino con calma, Partiamo un po' con calma. Sì. Partiamo un po' con calma. E proprio per questo i 3 obiettivi che ho scelto sono, secondo me sono difficilissimi, ragazzi, anche se vi dico di partire con calma. Vi lascio i commenti dei ragazzi che me l'hanno lasciato. Segnare
5 gol da fuori area, anche se ragazzo mi aveva detto con i centrocampisti, già se a Pippe farei con tutti i giocatori, 5 gol da fuori area, ok? Abbiamo 3 mesi per farlo, si può fare, anche se abbiamo potenze tiro veramente imbarazzanti. 5 assist di Vede, questo mi ha fatto morire, se lo fanno Luke, bonus, sblocchiamo pure una nazionalità. 3 clean sheet consecutivi. Questi sono i 3 obiettivi che dovremo fare nei prossimi 3 mesi, non chiaramente con le amichevoli, e perdonatemi se vi faccio perdere tempo con le amichevoli, ragazzi, ma io devo provare a fare più soldi possibili. Poi mi direte come straminchia faremo a fare 5 gol da fuori area. Sì, lì! Vede. Da fuori, Vede! Oddio, Hoffman! È bello. No, vabbè, ragazzi, dai, voglio... Ma dai, mamma, porca... Eccolo. Ti prego, Garbett. Io ancora, ogni volta che ti vedo, mi chiedo, cosa ci fai qui... Sì, Hansel e Gretel! 1-0 Falkenbergs! Sì! Cioè, ogni volta che prende palla Garbett dentro di me c'è il pensiero, ma esattamente come ci è arrivato lui qua? Facciamo entrare Chizzito. Lo proviamo come ala, ragazzi. Proviamo Chizzito come ala, vediamo se ha delle doti nascoste. No, mi rifiuto! Mi rifiuto di essere al turbino! Bravo, Erlandson. Bravo, Sili, che viene incontro. Guardalo, Chizzito! Oddio! Chizzito! Chizzito! Boom! Oh mio Dio, ma che rasoiata ha tirato! Finisce qua, signori! Siamo in finale! Siamo in finale di Coppa Estiva! Ma quanto siamo forti! 0. E io non disprezzo 450k per il torneo, ragazzi, eh? Cibuk è venduto, c'entra 325k, abbiamo anche dei resoconti e un'offerta per Nsima, Peter. Mamma mia, che offerta! Oh, ci riusciamo a fare altri 20k in più? 300k? 300k per questo giovanotto. 310 per il disturbo. Ammazza, oh! Quindi, che resoconto è? Allora, abbiamo questo terzino sinistro che è veramente una pippa al sugo. Poi abbiamo anche Cooper Love. Madonna mia, Cooper Love. Signori, io vi faccio vedere questa partita in 2 azioni proprio. Ce la giochiamo. Però vi faccio vedere proprio 2 azioni, eh. Orribile. Ti prego, chi sei tu? Nilsson. Oddio. Però ragazzi, così ce la cerchiamo, eh. E dai. Niente. Oh, mi ha dato un colpo nelle palle. Niente. Oh, vabbè, ma questi ragazzi mi stanno devastando l'anima. 3-0. Buonanotte. Sentite, ciao, eh. Famo così. Oppila. Ciao, grazie, è stato un piacere giocare con voi. Si conclude qui il nostro torneo precampionato. Devo dire nel migliore dei modi, cioè no, nel peggiore dei modi, ma sono comunque soddisfatto. Abbiamo un po' di resoconti. Allora, questo è Hendrik Olsen, il giocatore fareorense. Person, 53, ciao. Hussein Ali, 59, però hai 17 anni, fratello. Meglio del mio. Mubarak Nu. Molto veloce. Oh, questo Hussein Ali, ragazzi, secondo me non è male, eh? Ah no, c'era anche un'offerta per il trasferimento. Aspetta, per chi? Englund. Se vendiamo anche Englund è tosto, perché poi non abbiamo terzini. No. Non posso venderlo. Cioè, potrei farci un sacco di soldi, ma almeno per quest'anno Englund ce lo teniamo. Ma scusatemi, cos'è sta roba? Sveriges Cup? Ma cosa c'è? La Coppa di Svezia? Ah, è Coppa. Ah, si parte con la Coppa. Ah, va bene. Ok, abbiamo venuto Peter. Offerta per il prestito per Ahmadi. Boh. Possiamo pure... darglielo. Resoconto finale su Edmundson e Nattestad. Ha 25 anni, 63 non è male. Mentre questo Edmundson vale 1 milione da un 67. Noi quanto siamo di profitto adesso? Siamo a 1 milione. Ciao. Te chi sei? Esattamente! Oh! Fra? Dove sei sbucato? Altri resoconti? Ottesen 61, 18 anni.
e Pedersen. Ciao Pedersen, ciao bellissimo. Fiskerstrad. Oh, ragazzi, ma questi vanno seguiti per forza, ma chi so? Ecco Sorga, 59, sei fortissimo, devi assolutamente far parte della mia squadra poi il prossimo. Scherbakovsky della Bielorussia, 18 anni, può fare l'esterno destro, 59. Ma sapete che sto facchi neri a me mi intriga troppo. In porta per il momento non mi andrà a rinforzare. Sul terzino sì, sinceramente. Giocatore si è appena trasferito, molto bene. Molto, la squadra ha una risposta a vendere questo giocatore. Possiamo però trattare direttamente con lui qualora decidesse di pagare la clausola rescissoria. Facchi neri! Si sono trasferiti tutti, appena trasferiti tutti questi ragazzi. Eh sì, c'hanno veramente tutti la clausola rescissoria, sti figli di una gran bagage. Allora signori, parliamoci chiaro. Il profitto 24%, non ce la facciamo. Termina la prima finanza di mercato con un profitto, non ce la facciamo. Abbiamo già perso questo obiettivo, quindi tanto vale sborsare questi soldi. Allora facciamo così, ci compriamo facchi neri, paghiamo la clausola rescissoria, ma tanto ci riguadagneremo comunque una plusvalenza, ok? E cosa facciamo noi? Furboni, furboni. Abbiamo il nostro Noren, terzino destro. Vediamo il terzino destro. E facchi neri lo buttiamo lì nel sacco. Facchi neri lo buttiamo nel sacco. Noren, te quanto ci metti a diventarmi un terzino destro? 101 settimane, sei veramente portatissimo. È una pazzia? Sì. La facciamo lo stesso? Sì. Contattiamo? Sì, paghiamo la clausola accessoria. Ci pigliamo facchi neri. Non ho la più pallida idea di quanto... Non lo so. Però il fatto che ci abbia 17 anni, sia canadese, mi intriga. Non so perché, ragazzi. Franco facchi neri. Cioè, come faccio a lasciarlo lì? Scusa, guardate che faccia cattiva. Importante. Ok. Beh, allora è forte, ragazzi. Gianfranco facchi neri, signori. Il secondo acquisto di questa carriera allenatore. Eccolo lì. Arrivato. Si va subito a sistemare in difesa centrale. Eccolo qua. 58. Abbiamo davvero, davvero una bellissima difesa centrale. Un 17enne e un di... Però 17 anni, ragazzi. Oh. A 17 anni, di cosa parliamo? Tu sei portato a fare altro? Il mediano. Però, ti ho preso per fare il difensore centrale. Fai il difensore centrale, stai buono, che pure zitto. Abbiamo investito sulla primavera, secondo me è stata la scelta giusta. Oh, comunque alla fine. Profitto 1.730.000, speso 880 per facchi neri. E poi abbiamo acquistato un nuovo osservatore, che adesso tra l'altro tecnicamente ci dovrebbe dare gli aggiornamenti. Ok, finisce il calciomercato, ragazzi. Ufficialmente abbiamo 6 messaggi. Abbiamo i primi resoconti. Offerta per il trasferimento Ericsson. Assolutamente non ci penso nemmeno. Ciao. Stop trattative Özen. Rifiutato il prestito. Perfetto, ottimo. Aggiornamento mensile. Wow. Anas Mikkelsen. Ragazzi, io lo ingaggio. Un bel 51 comunque con 4 stelle mosse abilità. Vediamo se può essere utile a qualcosa. Tipo, alla sinistra. Piuttosto che... sì. Io lo metterei alla sinistra, ragazzi, sinceramente. 2 settimane. Lo promuoverei pure in prima squadra. Se noi lo mettessimo subito qua, cosa mi piglia? Un più 2. Potrebbe salirmi, ragazzi, a 53. Allora, qua mi arrivano altri resoconti. Edvardsen, troppo forte per me. Fiskerstrad, no. Vogt, ma insomma. Mawa. Oh mio Dio, Mawa. Chi sei tu? Mawa. E possibile cambio ruolo per Hansen. Allora, vediamo un attimo. Ce lo facciamo diventare un attaccante. Quanto mi piglia? Ulla peppotta! Che è diventato un 65, ragazzi. Zio prete. Se noi lo migliorassimo in finalizzazione e facessimo così, ragazzi, vediamo. Proprio come Garbett. Quanto per... Non perde niente! Non perde niente, eh? Un po' fuori ruolo, ma non perde niente. Questa potrebbe essere la cosa giusta da fare. Con Mikkelsen che... diventa poi il sostituto per il momento. O per il momento. Nuovo ruolo per Hansen? Sì, decisamente. Abbiamo fatto la scelta giusta, ragazzi. Omar è andato in prestito. Nadim Omar, molto bene. Abbiamo un'altra offerta poi per Ahmadi. Deleghiamo
senza, per favore, il diritto. Abbiamo l'aggiornamento del nostro osservatore, Marcus Ross. Chase Coleman. Allora, Marcus Ross, ragazzi, è qualcosa che veramente mi... no. Coleman, invece, lo fillo. Ambrose. No. Ben Burns. Attenzione a Ben Burns, ragazzi. Attenzione a Ben Burns. Li andiamo istantaneamente a vedere. Subito. Un bel terzino sinistro. 58, signori. Questo sarà il nostro terzino sinistro del futuro. Mentre Coleman... 1,79, 70. Secondo me questo, ragazzi, guarda, ve lo dico, con tre mosse abilità... No, stavo per dire, questo lo mettiamo trequartista e abbiamo risolto i nostri problemi. Ada? Ah, perché effettivamente è molto veloce. Cioè, è portato un po' per tutto, essendo molto rapido. Però 20 settimane sono abbastanza. Terzino destro. Lo sposterei terzino destro, ragazzi. Mentre Burns, ragazzi, mi serve un terzino sinistro discreto. No, lui va bene come terzino. Lui va bene come terzino. Lo possiamo mettere terzino destro pure lui. Burns, allora fammi vedere un attimo. Tu terzino sinistro fai così. Più 2 difensore centrale. Oi, Burns, ragazzi, è già un 58 e potrebbe fare un bel più 2. Potrebbe fare un bel più 2 da difensore centrale. Ci proviamo? Anche se a me serviva un terzino. Però abbiamo un difensore centrale che poi può fare pure il terzino. Nel caso. Dai, Burn. Ci stai? Lo filli, difensore centrale? Dai. Filliamolo tutti insieme. Per il momento, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua. Volevo vedere un attimo Mikkelsen se in questi giorni saliva. Anche perché poi nel prossimo episodio iniziamo con gli obiettivi e iniziamo con la coppa da Svezia. Possibile cambio ruolo? Eccolo lì, sì. Sto attraversando un buon periodo, Eriksson. Ammazza, già mi scassi. Vabbè, ok. Suggerimenti per la scelta del capitano. Vede, non si tocca. Ma vede proprio, non si tocca. Avevo già messo Burns come titolare, ma andiamo a vedere un attimo Mikkelsen qua e poi chiudiamo. Da alla sinistra. 53. Ok. Buono. È già cresciuto un pochetto. Adesso lo dobbiamo allenare in finalizzazione, alla invertita, ragazzi, perché sennò... Questo poveraccio non tira nella porta. Ok, ragazzi, io sono emozionatissimo nell'iniziare e mi piace tantissimo sviscerare questi aspetti primavera con voi. Vedete, non siamo riusciti a fare calciomercato, abbiamo fatto solamente 2 acquisti, però con la primavera già un papabile titolare ce lo siamo portati a casa, il nostro Burns. E abbiamo rinforzato un pochettino gli esterni con Mikkelsen, che non sarà un fenomeno, ma... Comunque, se ci pensate, ha 3 punti overall in meno di Garbett. Ah, è vero, la stessa età, però, sti cazzi. Quanto è bello vede, non lo so, ragazzi, è bellissimo. Friedolf è invece molto forte. Noi, signori, ci vediamo giovedì, ore 13:30, per un nuovissimo episodio. Un saluto da Mezzalo e alla prossima. Saluti, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, bello potente.